Ne parlavo giusto ieri con un'amica. Conoscenza è uguale? No, non è uguale. Io, ad esempio, senza non avrei mai realizzato il mio sogno. Quello che fa la differenza è sapere da dove vengono e dove vanno a finire. Quello sì può impattare sulle decisioni da prendere a riguardo. Chiedetelo a lei. Quando penso a tutti quelli che mi sono passati per le mani, senza che gli dessi la giusta importanza o mi facessi le giuste domande, mi vengono i brividi. Meno male che poi sono arrivato io. Mamma? In qualche modo sì. Da quando ci sei tu, perlomeno ci sto più attenta. Cos'è che ti dico sempre? Che oggi scegli quello che sarai domani. E queste scelte ricadranno su tutti e dipendono anche dall'uso che tu ne farai. Ricordatelo. Il mio rapporto con loro è sempre stato di buon senso. Certo, se dai loro troppo spazio, e da donna della mia età lo posso dire. Però la mia serenità di oggi è dovuta a tutti quelli che ho avuto nella mia vita e soprattutto a chi mi ha insegnato ad averci a che fare, con trasparenza. E tu, che rapporto hai con loro? Cosa significano per te? In cosa ti hanno aiutata? In cosa ti hanno ostacolata? Vi chiederete di cosa stiamo parlando? Beh, del rapporto tra le donne e il denaro e le sue implicazioni in termini di diritti, indipendenza, serenità, impronta ecologica. C'è una storia importante che continua ancora oggi tra donne e finanza etica. L'energia femminile che gravita attorno a banca etica è da sempre molto forte. La nostra storia lo dimostra. Con i risparmi delle persone clienti, banca etica finanzia esclusivamente organizzazioni ed imprese che generano un impatto sociale e ambientale positivo. Tra questi per noi sono particolarmente importanti tutti i percorsi capaci di creare inclusione sociale e finanziaria per le donne e tutti quei progetti di contrasto ad ogni forma di violenza di genere. E veniamo al nuovo progetto che vede proprio voi protagoniste. Parlo proprio a voi, socie, correntiste, imprenditrici, professioniste e lavoratrici del gruppo Banca Etica. Raccontateci con messaggi vocali, foto, piccoli video, la vostra storia di ieri, oggi e domani legata alla finanza etica. I contenuti raccolti diventeranno una narrazione collettiva al femminile. La pubblicheremo sul sito web della banca e nei prossimi mesi il progetto continuerà con dei podcast e chissà cos'altro. Tutte abbiamo una storia da urlo, diffondiamola, la sentite questa energia e liberiamola!